Tutto nei diagrammi che vediamo nei prossimi momenti sono ricavati dalle osservazioni dei nostri collaboratori per tutto l'anno 2021 e unito anche agli ultimi mesi qui del 2022. Come vediamo dal diagramma del 2020, dal forte ripresa di novembre è seguita subito una diminuzione nei primi mesi del 2021. Però in successione l'attività è partita, è aumentata decisamente. Vediamo nel 2022. La media provvisoria di quest'anno è 56,8. Naturalmente l'attività sicuramente verso la fine dell'anno aumenterà ancora di più. Vediamo le prossime figure e sono diagrammi delle osservazioni giornaliere e qui si nota facilmente l'aumento progressivo dell'attività, in cui i gruppi si evidenziano in zone e longitudini molto variabili, soprattutto per il 2021, mentre per la prima parte dell'anno 2022 hanno mantenuto una buona regolarità e stabilità, similarmente alla rotazione fotosferica. Infatti, nel calcolo della rotazione solare, notiamo che corrisponde quasi perfettamente ai picchi di massima attività mensile praticamente. Queste particolarità e stabilità evolutiva la vediamo benissimo in questi diagrammi in longitudine. Dalla variabilità longitudinale dei primi mesi del 21 verso la fine dell'anno e per tutto il 2022, l'attività fotosferica delle regioni attive è concentrata in aree longitudinali stabili. Alla fine del 2020, lo vediamo chiaramente, per il 2021, nelle rotazioni 2002 e 51, molto concentrata. Nel 2022 l'attività si è spostata gradualmente. Ed è concentrata sui gradi da 0 a 150. Come potete vedere dal diagramma, raramente succede che ci sono sovrapposizioni in longitudine dei gruppi tra i due emisferi. In colore blu e rosso è l'emisfero nord, il sud è in nero. Nei prossimi diagrammi vediamo i classici diagrammi a farfalla, in cui si evidenzia l'attività del Sole a livello soprattutto equatoriale in latitudine. Vediamo subito che questo ciclo 25esimo è molto, molto basso, lo vediamo anche dalla figura 9, in cui ho inserito i dati tra il 22esimo ciclo e il 25esimo. Si nota subito la differenza anche dei primi anni del ciclo, veramente molto, molto, molto bassa. Naturalmente ho segnalato anche l'attività degli anni 21 e 22, in cui si nota subito la concentrazione dei gruppi in latitudine non oltre i 30 gradi di latitudine, sia a nord che a sud. Nella freccia è indicato solo l'unico gruppo in cui ha superato i 30 gradi. Dunque è un'attività che è scarsa naturalmente e a livelli molto bassi rispetto ai cicli precedenti in cui, come vediamo nella figura 9, si arrivava addirittura alcuni gruppi
si evidenziavano a oltre i 50 gradi. Ecco, adesso vediamo chiaramente anche alcuni report e foto dei magnetogrammi per capire bene qual è stata l'intensità delle perturbazioni. Nel report di decorso si vede chiaramente i gruppi 2, 28 e 66 e 67, che sono visualizzati anche nel magnetogramma. Sono molto concentrati, di piccole dimensioni, e anche nell'emisfero nord l'attività è veramente, veramente scarsa. Anche nei giorni di massima attività del 21, che qui vediamo, quello del 22 dicembre, ha raggiunto il massimo dell'anno, più che per la quantità delle macchie e per la quantità di gruppi sono stati 11, mentre le macchie erano solo 106. Ricordo che negli anni dei cicli precedenti, degli anni del 1900, in un giorno si potevano ricavare la quantità delle macchie, andavamo anche da 300 anche 400 macchie in un giorno solo. Qui è il mio report del 13 luglio del monitoraggio dell'archivio e visualizzano tre RA molto importanti, visibili ad occhio nudo per molti giorni. Il Sole nel giorno di massima attività del ciclo è stato la massima attività sia dell'anno che del ciclo. L'attività massima dell'anno è 116,1. I gruppi che vediamo nella figura che vi ho accennato 14 sono stati visibili per 7 giorni continui. Con una quantità di 124 macchie, non eccessa. Ecco, queste figure, questo diagramma, abbiamo segnalato la diversità di attività tra i due emisferi. Nei primi anni del 2021, nei primi mesi del 2021, l'attività, è stata praticamente, tutta all'emisfero sud, mentre il nord ha cominciato ad evidenziarsi in quest'anno, cioè nel 2022, sempre con livelli altalenanti sia tra un emisfero e l'altro. Ecco, questa è la tabella, ho inserito la tabella per evidenziare appunto la scarsa attività di questo ciclo decennale 25esimo. Ho segnalato la quantità dei gruppi di ogni anno, la quantità delle macchie, la media delle macchie per gruppo e quelle visibili ad occhio nudo e i giorni in assenza di macchie. Naturalmente gli ultimi tre dati sono in percentuale, mentre i primi due sono proprio quantità delle macchie dei gruppi presenti in tutto l'anno. Notiamo subito, per esempio, rispetto al ciclo 24esimo, un'attività che è altalenante sia più che meno. Ci sono state in questo ciclo decennale più macchie e gruppi rispetto a quello del ciclo 24esimo, però nelle macchie per gruppo sì, è visibile ad occhio nudo e i giorni senza macchie, il ciclo 25esimo è stato abbastanza inferiore. Se poi proiettiamo questa attività nei cicli precedenti, il 23esimo e il 22esimo, si nota subito veramente la grande differenza di attività. Il Sole praticamente si sta addormentando un po'.
Lo vediamo anche nei diagrammi della densità dei gruppi. Questi sono dati tutti del Centro Internazionale della NOAA, in cui in questi diagrammi vengono segnalate la densità dei gruppi proprio nel momento in cui, nel periodo in cui avviene la fine del ciclo, quello vecchio, e l'inizio del nuovo ciclo. I gruppi del nuovo ciclo sono tutti a livello equatoriale, naturalmente, mentre quelli del vecchio sono ad alte latitudini, siamo sui valori sui 30-40 gradi. Notiamo subito tra i vari minimi dei cicli decennali che abbiamo segnalato, la differenza sia visiva che nelle quantità dei gruppi rispetto al ciclo 22esimo rispetto all'attuale ciclo 25esimo. Ecco, qui ho voluto segnalare alcune anomalie magnetiche che mi sono accorto che tutti i gruppi che sono a livello equatoriale, non tutti i gruppi che sono a livello equatoriale, appartengono al vecchio ciclo. Qui ho segnalato queste due o tre anomalie. In rosso sono segnalati i cicli del vecchio ciclo, però ad alte latitudini, oltre i 30 gradi. Quelli in rosa invece sono quelli del nuovo ciclo, però dovrebbero essere oltre i 20-25 gradi, e sono tutti sotto a livello più o meno di 10 gradi. Mentre quelli blu sono i gruppi, diciamo, naturali del ciclo, del nuovo ciclo. E questo il diagramma del 2018. Ho fatto la stessa ricerca anche per il diagramma del 2019, nel diagramma del 2019. E abbiamo riscontrato che è successo più o meno le stesse anomalie. Visto queste anomalie, ho naturalmente aumentato il periodo di indagine e ho cominciato ad osservare alcuni gruppi sia del 2021 al 2022. Qui abbiamo dei report magnetici, sempre ricavati dal satellite SOHO, in cui si evidenziano queste anomalie. Non sono numerosissime, però sono comunque interessanti. Dal 19 al 24 febbraio del 21, che siamo praticamente nel pieno del ciclo 25esimo, ad alta latitudine è uscita questa area 29-2803. È invertita rispetto al ciclo normale dell'emisfero nord, che dovrebbe essere a est, dovrebbe essere negativo, invece è positivo. Avviso a tutti che l'orientazione è a est e a sinistra, e la ovest a destra. Nella foto del 24 notiamo sempre la 2803 in associazione con altre due nuove RA, però regolarmente in sintonia col 25° ciclo. Nelle successive foto del 18 del 23 invece notiamo questa 2811, non è invertita, però la direzione del campo del gruppo è praticamente verticale all'equatore, che si è mantenuta per tutto il periodo di visibilità, che le vediamo nel giorno 23. Queste anomalie sono vedute naturalmente anche nell'emisfero sud, in proporzioni un po' inferiori, però lo stesso. La 24, 28-14 ha una forte inclinazione verso sud, sia il giorno 11 sia il 17,
Unitamente anche alla 28 e 16 che vediamo, anche qui l'orientazione è verticale. A luglio, ecco, questa 28-42, la sua particolarità è che è sempre in verticale, ma molto estesa, e anche un po' complessa, non è molto chiara anche l'orientazione del campo magnetico. Però il giorno 17, quella verticalità è un po' scemata perché ha cominciato gradualmente ad orientarsi in modo corretto in linea con l'equatore solare. È l'ultima del 21, questa 28-98, sempre anche questa ha avuto lo stesso, questa stessa evoluzione, quasi in verticale il giorno 24, man mano che passava il tempo, il campo si è un po' raddrizzato, è diventato quasi normale. Che la vediamo al giorno 28, vicino a un'area del 29, 2009, in regola, cioè con l'orientazione naturale positiva a est e negativa a ovest. Nell'anno 22 è continuato comunque queste anomalie. Abbiamo qui la 29, 24. È sempre stata in visibilità, sempre in obliqua, molto obliqua rispetto all'equatore. Il giorno 31 marzo qui abbiamo una bella catena di gruppi 29, 76, 75, inclinato rispetto a tutta la zona, tutte le longitudini sono inclinate rispetto all'equatore. Però sotto la vediamo, sta questa RA 77. È un'area molto piccola, ha il numero che normalmente inserisco io nei miei dati, nei miei report, perché non ha il numero regolare? Perché dalla NOAA non l'hanno vista probabilmente, è passata in incognito. Ha avuto comunque qualche macchia di classe molto piccola, di classe A. Però ha orientazione inversa perché è nell'emisfero sud. Nelle successive foto la vediamo lo stesso problema, la stessa anomalia della 30-34. È praticamente a livello equatoriale, dovrebbe essere nell'emisfero sud e invece è nata nell'emisfero nord e si è mantenuta sempre in queste condizioni di positività negativa. Vediamo comunque nella foto del 17, 30-31, l'area 30-31 molto inclinata rispetto all'equatore solare. Ecco, qui non ci sono stati non ci sono state anomalie, però è interessante vedere questa grande catena, bellissima catena di regioni attive. Non sono state molto grandi come quantità di macchie, però è una bella catena che ha praticamente tutta la catena in inclinazione di 23 gradi verso l'equatore. Ed è interessante questo appunto, questa orientazione un po' anomala, diciamo, come catena. RA 30 e 81 è regolare come orientazione del campo magnetico, però è molto, molto, molto vicina all'equatore, 8 gradi, ed è naturalmente. In questi anni sono iniziali del ciclo, dovrebbe essere almeno 15 gradi, molto più alta. Il giorno 19, però, è nata la
RA0215, che anche questa non è stata rilevata dal Centro Internazionale NOAA, e ha un numero personale, è molto vicina all'equatore e naturalmente invertita rispetto all'emisfero nord. Con questo ho terminato la sequenza delle foto. Qui ho segnalato i nostri collaboratori con la loro attività osservativa. Tenete presente che nei giorni, la quantità di giorni osservativi non è riferita a un anno solo, ma è riferita sia al 21 che al 22. Dunque si vedranno alcuni numeri che superano i 365 giorni. E con questo ho terminato, grazie. C'è un problema con l'audio lì Sì? dalla sala, eh? No, no, non, Ah, dalla lì sala? sentiamo Sì. Luciano. Sì, da lì non Sì. sentiamo niente. Hanno l'audio disattivato, ma non si riattiva. Non si riattiva. Ecco, adesso sente Ecco, qualcosa. adesso sì, c'ho riprovato. Adesso vi sentiamo, eh? Sì, ciao a tutti. Una domanda anche un po' da neofita, però volevo capire tutti questi dati che raccogliete, che elaborate, poi come vengono utilizzati, a chi vengono trasmessi, in particolar modo faccio riferimento a queste RA che hai descritto e che non sono state individuate da SOO, ecco se lo pronuncio correttamente. Volevo capire un attimino qual è l'utilizzo poi di queste informazioni. Grazie. Beh, l'utilizzo serve più che altro per la riduzione dati, per pubblicare l'articolo che noi normalmente lo pubblichiamo sulla nostra rivista di astronomia. Ultimamente stiamo pensando di riuscire a collegarci anche con altri centri di attività. Vedremo nei prossimi mesi di riuscire ad effettuare questi collegamenti, questi scambi di dati che penso siano importanti. Comunque, non sono questi anni qua solo che ci sono dei problemi di evidenziazione di gruppi o di macchie particolari. È successo parecchi, non è, anche, soprattutto ultimamente, l'attività dei centri non è ancora ben coordinata, forse no. Non ho idea, probabilmente dipende anche dal tipo di strumentazione che usano. Se è troppo piccola, probabilmente non la evidenziano, è ovvio, piccole macchie al limite di visibilità non si vedono e non vengono segnalate. Ma anche perché molto spesso questi gruppi piccoli, ma piccole macchie, non durano tantissimo, durano 1 o 2 o 3 giorni. Ed è facile che, essendo già piccole di per sé e durano pochissimo, poco, è ovvio che può succedere che più di qualche volta saltano, non vengono evidenziate.
Dunque, Luciano, c'è una domanda sempre per te da parte di Antonio Mercatali, sezione Luna. Sì. Sì, ciao Luciano, buongiorno. Allora, da quello che ho Ciao. capito, ciao, l'attività in questo 25esimo ciclo del Sole è abbastanza bassa, allora, in Sì, generale. è abbastanza basso. Siamo in linea con quello del 24esimo, però è basso. Lo vedo proprio anche dalla quantità di macchie per ogni gruppo. Sono poche, non vedo gruppi di grandi dimensioni e di grande estensione. Dunque, penso che non supererà il ciclo 24esimo. Dunque, saremo ancora a livelli bassi. E dovremmo arrivare al limite di quel famoso arco di attività, quello famoso dei 90 anni, 80 anni, in cui c'è da un minimo si va a un massimo di intensità dei cicli e dopo si ritorna al minimo. Questo rientra normalmente nell'attività anche del nostro sistema planetario, è tutto in relazione. Cioè l'attività del Sole è in relazione a come evolve anche il nostro sistema planetario, come gira. Quindi è uno fra i più deboli, diciamo, che si è avuto detto da 80 anni a questa parte. Lo Eh più grande. sì, dagli anni. Dal massimo che c'è stato negli anni 40, 30, 40, sono stati abbastanza forti. Siamo andati diminuendo gradualmente, a parte il ciclo ventesimo, che è stata un'anomalia, direi, perché ha raggiunto un'attività praticamente dimezzata rispetto al ciclo del diciannovesimo, che è stato il più forte da quando noi osserviamo il Sole, insomma. Lì c'è stata un'anomalia, direi anche interessante per altri motivi, ma perché dopo successivamente nel ventunesimo il Sole è partito di nuovo veramente ad alti numeri di attività. Che si è avvicinato moltissimo rispetto al diciannovesimo. Poi, gradatamente, nei cicli successivi, pian pianino il Sole ha diminuito ed è arrivato al ciclo 24esimo, in cui l'inizio del ciclo 24esimo ha avuto una partenza, diciamo, non strana, in ritardo di 2 anni. Non strana, ma se calcoliamo la media delle durate dei cicli decennali, praticamente quel minimo del 2008 è stato un recupero dei minimi troppo rapidi dei precedenti, che avvenivano sempre negli anni 6, nel 76, 86, 96, sempre, e non erano 11 anni, ma erano 10 anni. E questi 2 anni praticamente recuperato. Ho fatto il calcolo che, calcolando la quantità dei cicli decennali con gli anni, è risultato che il ciclo decennale, la media è di 11, classica. Però adesso, in questo ciclo 25esimo, vedremo cosa succede, perché anche nel 19 non è partito bene, è partito anche un po' in ritardo anche quello. E soprattutto c'è stata pochissima, partenza, finisce il ciclo vecchio e inizia il nuovo, c'è stato pochissimo periodo intermedio. Praticamente è durato pochissimo, mentre negli altri cicli precedenti la durata di contemporaneità dei 2 cicli durava 2, anche 3 anni. Nell'ultimo ciclo invece è durato circa un anno, molto poco. D'accordo, benissimo, grazie Luciano. Grazie. Grazie Luciano. Grazie, Bellissimo lavoro. Ti volevo chiedere, è quello che tu hai chiamato magnetismo anomalo, sì.
In realtà che cos'è? È il residuo del ciclo precedente o qualcos'altro? E comunque, come si spiega? Io sto pensando che probabilmente questo si spiega nel momento in cui il campo magnetico si inverte tra il vecchio e il nuovo. Non sono molto sicuro, ma probabilmente c'è quella famosa linea dello zero magnetico che nei periodi di inversione è molto, molto varia in latitudine, sono curve anche molto forti, finché non arriva all'inversione totale tra l'emisfero nord e l'emisfero sud. In quei momenti in cui tutte queste curve variano, può darsi che all'interno di queste curve entri il positivo e il negativo, entra a nord dell'equatore, mentre il nord praticamente è invertito rispetto a questo. Dunque queste curve qua possono segnalare che il sud, la macchia che è a sud, cioè il, no, diciamo che il campo magnetico che l'orientazione del campo magnetico che è a sud, si trasferisce a nord su questo gruppo che poi quando muore non si vede più naturalmente. Ecco, penso che sia questo da controllare. Se la linea di divisione del campo magnetico a linea zero, che varia continuamente durante il ciclo decennale, non prende anche alcuni gruppi che invece sono nell'emisfero opposto. È tutto da vedere. Questo dipende probabilmente che sotto all'interno della fotosfera i movimenti del campo magnetico sono molto, molto variabili e forse non sono ben precisi come li vediamo normalmente.